Quanto gli posso dire? Come prestato 1000 euro? Sembra la trama di un film dell'orrore con un burattinaio crudele a muovere i fili, nessuna finzione, è la pura realtà. La storia arriva da Palermo ed è una delle più terribili truffe ai danni delle assicurazioni. A organizzare tutto, secondo le accuse, un perito assicurativo palermitano a capo delle due gang che avrebbe avuto il compito di praticare delle fratture a tanti malcapitati compiacenti per poi truffare le assicurazioni, denunciando un incidente stradale e quindi incassando il denaro del rimborso danni. Un braccio rotto partiva da 300 euro, una gamba spezzata da 500. Il tariffario dell'orrore variava a seconda della gravità degli infortuni provocati, denaro che in minima parte andava nelle tasche delle vittime quando la promessa veniva mantenuta e in grossa percentuale invece nelle tasche delle organizzazioni. Poveri senza tetto, persone con problemi mentali, tossicodipendenti, alcolisti, erano tutti in grossa difficoltà economica, le vittime che accettavano di subire ogni forma di violenza e mutilazione. Ha scoperto tutto la squadra mobile di Palermo grazie a un'indagine molto ramificata. Sono 11 le persone fermate, una è ancora ricercato. Nel 2017 la storia è finita ancora peggio per Adri Yacoub, un tunisino di 23 anni, per la polizia il caso zero. Della sua morte non si era accorto nessuno, sembrava un incidente stradale come tanti nella periferia di Palermo. Gli investigatori hanno scoperto che dietro c'era una storia di sofferenza e povertà. Si erano approfittati del suo disagio e della sua disperazione, gli avevano spezzato le ossa a tal punto da ucciderlo. Quando era stato messo sulla strada per simulare l'incidente, era già morto.